Giorno 2, ho dormito bene, prima volta in un hotel fatto interamente di sale e adesso siamo pronti a ripartire. Qui stiamo camminando sul bordo della laguna, la Jeep ci ha lasciato qua in fondo e ci facciamo questa camminata fino ad arrivare dall'altra parte della laguna dove ci aspetterà per continuare il nostro giro. E qui siamo alla seconda laguna, c'è giusto qualche fenicottero, aspettiamo che esca il sole. Ed eccoci al nostro secondo pasto all'aperto, ci stiamo divertendo come matti,
nostro grande autista, meccanico, chef. Hola. Ho pranzato alla grande con un panorama unico. Partiamo per un'altra laguna, almeno credo, la laguna colorata. E poi penso che faremo... Ah no, no, c'è ancora una tappa, le... una tappa di rocce, adesso non ricordo come si chiami, e poi andremo in albergo perché domani mattina, partenza alle 4 di mattina, sarà la giornata più difficile, accompagneremo i ragazzi sul confine col Cile e io l'autista da soli torneremo indietro, e sarà quindi 12 ore più o meno di guida. Speriamo che faccia guidare un po' anche a me. Sì, più o meno sì, 12 ore, perché partiremo verso le 5 dall'albergo, arriveremo alle 5 Iuni, ritorneremo a Iuni per le 5. E sarà bello distrutto. Distrutto ma felice. Bene. Pancia piena, corazon felice. E adesso si riparte, vediamo. Vediamo dove ci porta. Siamo stati fortunati con il clima, giornata veramente bellissima. Qui le nuvole sembrano pitturate da un artista, adesso ve le mostro. Guardate che bello. E mi raccomando, se visitate la Bolivia, portatevi non uno, tre paia di occhiali da sole, perché vi serviranno alla grande. Bene, si continua, ragazzi. Altra vista spettacolare. Ah, ormai non dico che mi ci sto abituando, ma si passa da un posto fantastico a uno ancora migliore. We did it. Yeah. Your record, man. Yeah. Yeah, congratulations. Thank you.
pietra, sto cercando di urlare il più possibile perché c'è un vento pazzesco. Qui siamo all'entrata della riserva nazionale, 150 bolivares per entrare, che sono 7, 14, 20, poco più di 20 euro l'entrata, il nostro mezzo, e quella è la Laguna Colorado. Quanta sabbia che ho mangiato, ma vi assicuro che vale la pena ogni granello. Non so se dalla camera si riesca a percepire il movimento sul filo dell'acqua delle alghe che vanno da destra verso sinistra. Spero di sì. Ma un'altra giornata veramente super intensa. E domani dalle 9:30-10 saremo solo io e l'autista per 8 ore di viaggio a rientrare. Bello. Uno dei tour che veramente valsa più la pena in assoluto. Ma sono stati tutti bellissimi, ma questo in modo particolare. Scenari allucinanti. Se il Messico e il Perù avevano distanze enormi, la Bolivia è qualcosa di incredibile. Altipiani, ok, in Perù sono salito 5.000 metri, ma con una stradina che ti conduceva pian pianino in cima. Qua ti fai delle ore su degli altipiani, 4.000, poi passi 4.500, lagune incredibili, scenari fantastici. E sono veramente contento di poterli condividere con voi. Adesso una mezz'oretta dovremo arrivare dove dormiremo questa notte, e domani mattina alle 4 sveglia, colazione, si parte. Ed ora cercherò di ripararmi dietro a questa casetta per cercare di filmare la laguna. No, un vento mai provato. Wow.